Bomba d'acqua nel pomeriggio a Pisa. Dopo il sole che ha illuminato le prime ore successive al pranzo, improvvisamente il cielo si è oscurato e in poco tempo nuvole grigiastre tendenti al nero hanno coperto la città e i dintorni. Una pioggia intensa ha sorpreso tutti, un temporale forte e improvviso. Allagate diverse strade in città e in periferia. Chiuse al traffico alcune vie nella zona sud di Pisa, vicino all'aeroporto. Per diversi minuti sono caduti chicchi di grandine grossi come sassi. Hanno portato a cercare rifugi di fortuna i pedoni e spaventato gli automobilisti a tratti privati della necessaria visibilità. D'altra parte le previsioni meteo parlavano chiaro, gli esperti avevano previsto un peggioramento del tempo, ma, assicura l'assessore Ghezzi, che ha la delega alla protezione civile, non c'era stato segnalato alcun tipo di allerta. Così abbiamo avuto qualche difficoltà in più a gestire la situazione. Sono andate sott'acqua, ammette Ghezzi, alcune strade storiche di Pisa, come via Sant'Agostino, via della Spina, via Corridoni e aree limitrofe. In una zona dove sono state recentemente realizzate delle opere per evitare simili problemi. Quindi ora, conclude l'assessore, bisognerà mettersi al lavoro per capire come mai ciò sia accaduto. Il pluviometro ha misurato 120 mm di acqua all'ora. Il temporale è durato appena mezz'ora, ma è riuscito a creare diversi problemi. Dunque, si è spostato da Cascina a Vico Pisano per poi arrivare nel capoluogo. Segnalati diversi interventi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani. Dalla serata il meteo prevede un ritorno del cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Prosegue la vertenza legata alla questione della Teseco. Praticamente tutti i lavoratori passano dalla cassa integrazione alla mobilità e le prospettive ovviamente non sono affatto rose. A seguire la vicenda alla CGIL, intanto Orsi, che cosa state facendo e che cosa si può fare per appunto questi dipendenti? Ma intanto l'azienda ha deciso di aprire una procedura di licenziamento collettivo che tra l'altro è stata datata 29 di luglio, è anche diciamo, sotto il profilo formale discutibile, ma noi avremo un incontro il giovedì di questa settimana per capire quali sono le intenzioni dell'azienda, tenendo di conto che lì c'è già una cassa integrazione aperta per tutti e 170 i lavoratori, la procedura è stata aperta per tutti, c'è una procedura di concordato preventivo non ancora omologata e quindi le prospettive si fanno sempre più delicate e se volete anche sempre più preoccupanti e con sempre maggiori criticità, vista la situazione debitoria dell'azienda e vista anche la situazione delle aste competitive che il commissario giudiziario ha fatto, che non sono andate per ora a buon fine. Quindi noi andremo all'incontro cercando di capire quali possono essere le prospettive e cercando anche di, richiamando ancora una volta le istituzioni, a intervenire, comune, regione, unità di crisi, perché questa era e continua ad essere, vorremmo che continuasse ad essere un'eccellenza del nostro territorio, perché è una realtà produttiva. Insomma, importante, perché si occupa di rifiuti speciali, era un'eccellenza a livello territoriale ma anche a livello nazionale, quindi siamo fortemente preoccupati, però cercheremo anche con i lavoratori di capire quale tipo di mobilitazione possiamo fare. Tre sindacati di polizia penitenziaria, il SAP, l'OSAP e la UILPA, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale per una serie di criticità che non verrebbero risolte nell'organizzazione del lavoro all'interno del carcere Don Bosco a Pisa. In particolare, ritengono che non sussistano allo stato i minimi requisiti di sicurezza dell'istituto e che lo stesso andrebbe chiuso e ristrutturato per le gravi carenze strutturali. SAP, OSAP e UILPA segnalano anche che per tutta la giornata di martedì non ha funzionato l'intero impianto telefonico, impedendo la comunicazione all'interno e all'esterno e menomando ulteriormente le già precarie condizioni di lavoro.
Sicurezza dei, diciamo così, locali da ballo a Pisa, firmato un protocollo d'intesa in prefettura, intanto che cosa prevede? Questo è un protocollo che, avendo una valenza nazionale, perché il modello l'ha preparato il Ministero dell'Interno e l'ha firmato con le associazioni nazionali, ha sul territorio provinciale una sua valenza anche in una prospettiva futura. Ed è interessante perché prevede una sorta di partnership pubblico-privato e che naturalmente rappresenta in questi tempi una novità. Il pubblico, e cioè l'amministrazione d'interno, si impegna ovviamente a implementare i servizi di controllo sul modello del strage del sabato sera, quindi un'attività che già è in funzione sui territori nazionali e provinciali, ma che viene riproposta questa volta con più forza proprio in virtù di questo protocollo laddove le discoteche sono individuate. E da parte del privato invece c'è un impegno culturale, perché in fondo si è capito che poi il problema delle stragi del sabato sera, o più comunque dei problemi della droga, dell'abuso di alcol, eccetera, sono finalmente accertato che è un problema assolutamente culturale. E come si arriva dal punto di vista culturale a incidere? Attraverso un impegno dei gestori che faranno dei corsi di formazione non soltanto ai loro operatori che sono addetti alla sicurezza, ma anche a coloro che all'interno dei locali somministrano bevande alcoliche. Sulla qualità della bevanda a somministrare, ma anche sulla qualità del cliente, che non viene più visto come un prodotto di massa, ma a cui viene somministrata una bevanda ad hoc. Quindi se è una persona che ha già bevuto gli sarà data una Coca-Cola, se invece ha la prima bevuta gli potrà essere dato uno spritz un po' più debole, un po' più forte. Insomma, una questione che è legata a una conoscenza più diretta della problematica, della fenomenologia. Il fatto che poi Pisa non abbia tante discoteche, quella sarà poi il questore delle nuove tecniche a individuare quali sono, non significa che questo modello non potrà essere sperimentato anche ad altre realtà. È quello che io proporrò successivamente con le associazioni di fare, associazioni di commercio, eccetera, perché credo che questo stesso modello, questa stessa tipologia di impegno potrà essere fatto non soltanto in tutte le sedi da ballo, ma anche ad esempio nelle scuole o comunque nei bar. Insomma, vedremo come poter utilizzare questo strumento nuovo di questo partnership pubblico-privato. Tutti i locali per quello che riguarda le normative, ma iniziare. Ma è la prima volta e poi. Inaugurato a Pisa un nuovo tratto di pista ciclabile tra via Conte Fazio e via Aldo Moro nel quartiere di Portammare e si collega al sottopasso ciclo pedonale appunto di Portammare. Sindaco Filippeschi era attesa dai cittadini e dai residenti. Sì, perché il collegamento di Portammare con il centro storico e mette anche a valore una grande opera che è quella del sottopasso che ora sarà utilizzato di più per questo motivo. Ma soprattutto è un tratto strategico perché da qui poi partirà un percorso verso la Vettola, quindi un altro lotto importante di pista ciclabile, e poi dalla Vettola fino al litorale, a Marina di Pisa, completando il percorso ciclo pedonale, ciclabile innanzitutto, che viene finanziato dalla Regione e che congiungerà Riglione con Calambrone. Quindi un lavoro che porta la nostra città ad avere un'offerta di ciclabilità che è fra le più importanti in Toscana e nel nostro paese. Qui era completamente ostruito, era sempre un giro di drogati e prostitute. Buio, una cosa vergognosa, e ora fortunatamente è pulito, luminoso, ci hanno ridato la vita. Aspettavamo questo momento da tantissimi anni. Era una strada del quartiere che era stata abusivamente chiusa e poi ognuno quando degrado chiama degrado e quindi finalmente oggi questa strada ne ridiventiamo proprietari tutti. Congiunge il centro storico con il quartiere.
Frosinone e Pisa pareggiano 0-0 nella quinta giornata del campionato di Serie B. La formazione toscana, allenata da mister Gattuso, conserva l'imbattibilità al Matusa, grazie soprattutto alle parate del portiere Wicani, che ha salvato la sua porta fino ai secondi finali, soprattutto sulle conclusioni del tedesco Kragl. Non a caso i nerazzurri in questo campionato non hanno ancora subito un gol su azione. L'unica rete al passivo è arrivata a Terni su calcio di rigore. Il Frosinone nella seconda frazione le ha provate tutte e proprio all'ultimo secondo Paganini incredibilmente spreca di testa a un metro dalla porta del Pisa. E il Pisa di Gattuso giocherà probabilmente la prossima gara casalinga contro l'Ascoli, in programma sabato alle 15 a porte chiuse nel suo stadio. L'ufficialità ancora non c'è, ma dopo la revoca dello stadio di Empoli decisa dal Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico è questa la soluzione più probabile. Anno importante questo per la polisportiva Ghezzano, che opera soprattutto su due discipline sportive, basket e ginnastica artistica. Anno importante, Riccardo Lorenzi, che è presidente della polisportiva, perché è praticamente addirittura d'arrivo la realizzazione della nuova palestra accanto alla palestra storica. Intanto una palestra che servirà per cosa? Come ha detto, praticamente le nostre due discipline sono quella del mini basket e della ginnastica artistica, sia per i ragazzi che per le ragazze. Quindi abbiamo finalmente, l'avventura è cominciata perché dopo 20 anni, che si dice, siamo riusciti a costruire la nuova palestra e avremo un nuovo campo di basket con attaccata una pedana con la buca piena di palline di gomma piuma per fare gli esercizi alla sbarra e alle parallele per la ginnastica artistica e per gli allenamenti. Quindi potenziamo in maniera sostanziale questo che finalmente qui a Ghezzano diventerà un centro provinciale, di un centro sportivo. Lavorate tanto con i bambini anche per il basket, ma insomma diciamo fate attività anche per gli adulti. Sì, oltre alle nostre due principali attività facciamo anche un po' di nuoto, facciamo karate e poi attività per gli adulti, per cui dai 2 ai 102 anni li prendiamo tutti. Come è stata costruita questa palestra? Con quali risorse? Totalmente a carico della società sportiva. Praticamente abbiamo fatto un mutuo e poi il contributo dei soci, prestiti, sponsor. Siamo ancora in corso con la campagna di raccolta dei finanziamenti perché ce la siamo pagata tutta da soli. Quindi un anno che si prevede come? Stratosferico, assolutamente, siamo tutti gasatissimi, per cui non si vede l'ora di cominciare. Ai primi d'ottobre sicuramente avremo questa nuova palestra che consentirà anche poter affittare spazi anche a società esterne, proprio per dare maggior impulso a tutta l'attività qui a Ghezzano.